restauro degli affreschi della Chiesa del Redentore è iniziato a seguito di grandi problematiche dovute a infiltrazioni di acqua, con deterioramento sia degli intonaci che della pellicola pittorica. E quindi è teso a valorizzare ciò che stava deteriorando. Pittore di tutto il ciclo di affreschi è Don Giuseppe Melle. Ha operato dal 1940 al 1950, infatti notiamo anche delle iscrizioni sull'affresco centrale dell'altare, sia della sua firma che la data. Ha operato anche in altre chiese, ha fatto altre opere importanti, come nella Chiesa Ausiliatrice di Roma. Non aveva studi accademici, però aveva studiato tanto da autodidatta. Prima sui volti e poi sull'anatomia della tecnica, ecco, questa è proprio secca, sembra proprio una tempera. Invece negli altri è più grassa, quindi con la caseina, in alcuni sembra quasi affrescato. Il nostro intervento è stato un intervento sia di tipo conservativo che di tipo estetico. Abbiamo cercato di eliminare gli intonaci ammalorati, di consolidare le parti che erano ormai staccate e ricostruito le parti mancanti. Laddove è stato possibile, c'è stata un'integrazione pittorica fatta ad acquerelli, quindi rispettando le prescrizioni della sovrintendenza. Speriamo, insomma, che venga fatta un'opera di manutenzione nel tempo e di monitoraggio soprattutto.